tu come stai? Buon dì! Oggi finalmente faremo una sfida attesissima. Chi è che la attendeva? Io. Lo vedevo loro. Che tantissimi. Io e lui. Oggi sfiderò Alex in una gara a chi ride prima. Faremo una gara di freddure, si arriverà a 10. Il primo che ride ovviamente dal punto all'altro. Le altre regole ce ne sono? Allora non ci sono altre regole. Chi ride perde. Avremo due fantastici giudici. Ovviamente non si possono fare battute razziste, omofobe. Non è più umore. Vabbè, non si possono fare battute brutte. Giustamente bisognerà guardarsi negli occhi, okay. Non ci si può toccare e non si possono fare le facciacce. Oh, sì. Questa è una sfida che temo tantissimo, siccome Alex è una persona che mi fa sempre ridere, cioè io lo guardo. Guardare, girati! Cioè, è quella persona che tu guardi e ridi. Io non riesco, quindi sarà una sfida difficilissima. E quindi sono contro un avversario tosto. Anche se il mio punto forte, ok, anche lui ride abbastanza semplicemente. Quindi potrebbe essere una sfida combattuta. Certo, allora parliamo di Davide. Davide è un coglione. Posso batterlo? Io credo di poterlo battere. Perché io sono uno che può anche non ridere. Allora, stavo dicendo, scusate. Non so cosa dire. Questa, vedi? Allora, io Davide lo posso battere. Perché vai! Non so cosa dire, mi dispiace, ma sarà una bella sfida. I pronostici? 8-10 per me. Pronostici? Dico io sicuro. Quanto? 1-1. No, si arriva a 10. Quanto stanno? Vai. Ok, vinco io 9-1. 9-10 punti. 9-1. Ah, si arriva a 10. 9-1. 10, si arriva a 10. Non ho ancora capito. Cominciamo la sfida. Bambino cade e si sbuccia un ginocchio. Bambino che la terra si sbuccia il ginocchio. Aspetta, dai ragazzi, su, ma chi sei? Vabbè, ti raggiungerò. Io da piangere. Non è stato più difficile. Bambino che la terra si sbuccia il ginocchio. Allora, aspetta. Non vuoi che la leggo io? No. Bambino cade a terra e si sbuccia in ginocchio e se lo mangia. Cioè, ce lo può dare, ce lo può prendere a sto punto, tocca a lui. Non ho capito. Bambino cade a terra e si sbuccia in ginocchio e se lo mangia. Ottimista? 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 Ottimista?
mezzo pieno. Ma anche lui ride prima. Cioè, come facciamo quel finale? Non è vero, non è vero. A questo punto, ma Davide, tu mentre dicevi la battuta hai riso. Ok, vai. No. Ti comincerà qua. Vai, però uno. Vado al centro. Dai, finiscila. O la, la devi finire? La finita. Te l'ho finita. Ottimista a fuoco e un bicchiere mezzo pieno. È finita così. È sepolto Napoleone. Beh, vai, devi guardargli mentre lo dice. Scusa. È sepolto Napoleone. Non tutto, ma buona parte. Cosa ci fa? Un ginocchio in discesa. Rotula. Tu lo sai cosa fa uno sputo su le scale? Saliva. Perché è tutto male. Un uomo comprare dei pantaloni militari e chiede alla commessa: avete una tuta militare? Ho sbagliato la battuta. Dai, vai, ricominciala. Un tizio entra a comprare dei pantaloni mimetici. Mimetici. E chiede alla commessa: avete dei pantaloni mimetici? Se li trova. Bravo. Orribile. Ho due cani, per l'esattezza, due husky. Uno è bello e uno è brutto. Cioè, uno è un husky, bello. L'altro, una schifezza. Ok. Era molto bello. Vai. Un bambino cinese. Dai, quello sui cinesi fa sempre ridere. Al supermercato dice: mamma, mamma, perché dicono che noi cinesi siamo tutti uguali? Ma io sono tua mamma. Bella. Una conversazione al bar tra amici. Un amico gli chiede: tu quante donne hai avuto? Una trentina. A capo di tante? No, solo una di Trento. L'insalata russa, il pomodoro non dorme. La storia di Adamo ed Eva è stato il primo melodramma. Qual è il ballo preferito delle scimmie? Qual è? L'orangotango. In un negozio di vestiti entra il cliente e dice: una camicia per favore, la taglia? No, grazie, la porto via intera. Il deserto del Sahara è in Africa. Su questo non ci piove. Dimmi una terna. Sì! Mi racconto solo questa larga. Tu lo sai perché la tenda è solo piangere? No, perché sono da sola. Cosa ci fa una lavatrice nel deserto? Nulla. Perché queste cazzate fanno un ridere di tutto il resto? Batman, a chi applaudiva? Lo so. È finita così. Su cosa inciampa un cammello nel deserto? Sulla sabbia. Sulla lavatrice di prima. Sì, lo so, vi stavate divertendo. Ma mi dispiace rompervi le scatole, la seconda puntata uscirà domani. Scrivete nei commenti chi secondo voi vincerà questa sfida tra titani. Signori, a domani. Ciao!